casa, meglio l'affitto che il mutuo, e vi spiego il perché. Questi giorni sto sentendo qualcuno che si sta lamentando del fatto che la rata del mutuo è diventata insostenibile per via, diciamo, dell'aumento dei tassi di interesse, quindi sta aumentando tutto e quindi aumenta anche la rata del mutuo, visto che i tassi di interesse stanno salendo. Scelta sbagliata che ha fatto il mutuo variabile, perché dovevi tenere presente che dopo anni e anni e anni di calma piatta sarebbe potuto arrivare la tempesta. E quindi avrei sicuramente, in una fase di tassi bassissimi, non avrei avuto dubbi, avrei fatto un tasso fisso, ma non avrei avuto dubbi, anche se allora mi costava di più. Oggi non si sa quando poi finirà il discorso dell'inflazione, anche se i segnali all'orizzonte sono di un sereno, visto, come ho pronosticato al mese di novembre, che molte materie prime sarebbero crollate, fra cui il gas. Il peggio deve arrivare da quel punto di vista lì? No, però sicuramente non è un momento in cui la gente, che è già tirata con gli aumenti del costo della vita, anche l'aumento di una rata del mutuo può essere comunque difficoltosa. E perché reputo che è meglio l'affitto rispetto al mutuo? Reputo l'affitto rispetto al mutuo perché devi sempre lasciare una finestra aperta nella propria vita. Cioè, l'affitto, e io sono stato in affitto in 3 appartamenti diversi, ok? 1, 2, 3, anzi in 4 appartamenti diversi. Ho abitato in diversi luoghi, all'estero e anche in Italia, dove sono sempre stato in affitto. E uno mi dice, sì, però l'affitto domani non c'hai niente. Sì, ma anche prendere una macchina, oggi anche un lavoratore dipendente può prendere un'auto pagando la rate e poi dopo 3-4 anni decidere di ridarla dentro, per magari prendere un modello nuovo. L'affitto ti dà, diciamo, dal mio punto di vista, la possibilità di sperare in un cambiamento, ti dà la possibilità di poter andare e muoverti, e quando tu decidi di fare un passo così forte come quello del mutuo, devi essere stradeciso. Io sono scioccato dal fatto che, e conosco un mare di situazioni dove, presi sulle ali dell'entusiasmo, molte coppie si sono sposate, sono andate a vivere, hanno fatto un mutuo, si sono contestate, senza tenere presente, per esempio, il fatto che oggi come oggi, dopo 5, 6, 7 anni, il 70% delle coppie si disfano, si separano, con tutti i nessi, annessi e tutti i vari costi. Se questi qui avessero fatto un mutuo e avessero deciso poi, scusate, fossero stati in affitto e in un futuro poi decidevano magari di farsi un mutuo, non si sarebbero trovati nella condizione che molti si trovano, cioè di aversi pure un mutuo, oltre che cornuto mazziato, cioè pure il mutuo da pagare. E se sei in affitto, va bene, ci disfi. Voi scommettereste la vostra vita se 7 volte su 10 vi va male, di quelle tre volte lì 2 poi vivono separati in casa, cioè ti va bene una su 10? Ma io ho visto tanti. Ormai l'ultima volta che sono andato a una mangiata dei miei amici coetanei erano tutti o separati più di una volta, separati, conviventi separati in casa, cioè
Io direi, ragazzi, prima di andare a firmare la vostra condanna, io ci penserei mille volte, a meno che fate un mutuo in cui allora fate una separazione dei beni, quello che è mio, quello che è tuo, e deve essere un mutuo. Cioè, io non sono così esageratamente contrario al mutuo, ma se oggi io devo andare a comprare una casa e ho un budget di limitato, non vado a prendermi 150.000 euro di casa per soffocarmi il mutuo. Io quando sento questa parola, mutuo trentennale, mutuo 25 anni, mutuo 20 anni, mutuo, cioè io cioè sta parola mi fa stare male. Cioè, per 20-25 anni devi... Mamma mia, ragazzi, che coraggio che avete. Cioè, capisco che uno lo faccia come forma di investimento, ci può stare. Il mio, il tuo, ma deve essere una cosa che non deve essere limitata. Cioè, vuoi prendere... Oggi ci sono tantissimi appartamenti in giro a 50.000 euro. Cioè, anche nelle mie zone native c'è pieno di bilocali a 50.000, ormai te li tirano dietro con tutta la gente spianata che c'è. Vuoi prendere una casa? Io direi 50.000, beh, 20-25 li picchio giù in contanti, al massimo me li farò dare dai genitori e glieli darò senza un tasso di interesse a zero, dico prestameli. Ma il mutuo deve essere una cosa minima, cioè 20.000, 15.000, 25, una cosa che, vabbè, a quel punto lì c'hai quei 300 euro al mese, dopo 10 anni, perché per me più di 10 anni è già 10 anni è una roba folle, dopo 10 anni, vabbè, dici, vabbè, piuttosto di buttarli via in un affitto, faccio così, lo vedo solo come forma di investimento, lo vedo solo come forma di investimento. Se no, altrimenti, ragazzi, cioè, veramente, pensateci prima di rimanere impegolati dentro, perché io conosco un mare di persone che poi si sono pentiti di aver fatto acquisti immobiliari troppo... non ci avevano i soldi a pagare, si sono trovati senza lavoro, non hanno trovato la compagna giusta, si sono separati. Cioè, ragazzi, pensateci mille volte, ok? L'affitto ti dà la possibilità che in un caso succeda qualcosa che non va bene di comunque non essere impegolato dentro. È chiaro che lo so anch'io che fare un affitto sono tra virgolette soldi buttati, ma l'affitto ti permette di avere la porta sempre aperta, ok? E una porta sempre aperta, una via di fuga, la devi sempre avere.